rendere i bambini coscienti del loro territorio e ecco, rispetto del territorio, l'identità, l'appartenenza, per poi rispettare anche il bene comune. Questa è l'idea e questo è quello che vogliamo fare in questi anni. Inoltre questo tipo di attività non si fermerà solo con i bambini, ma faremo una volta a settimana e daremo la possibilità anche agli adulti gratuitamente di poter girare le ville con questo trenino. Quindi questo è l'impronta che vogliamo come amministrazione dare da qui a questi anni. Noi ci siamo dati questa mission che deve essere costante. Dobbiamo cercare di far conoscere innanzitutto ai nostri cittadini le nostre ville per poi poter esportare all'esterno a livello nazionale e internazionale il nostro tesoro.